Pianello di Ostra Festival giovanile esordienti e allievi in sella per l'organizzazione del gruppo sportivo Pianello. Diego Scaroli, il presidente Maurizio Minucci, che sottolinea che questa è realtà crocevia del miglior ciclismo e tappa obbligatoria del tour di ruote e cultura, come ci testimonia Ettore Baldetti, autore di un notevole lavoro, come del resto tutti i suoi precedenti. Qui Ettore Baldetti, perché? Io sono venuto qui grazie all'invito dell'Associazione Ciclistica Pianello per presentare questo nuovo volume, questo nuovo contributo che riguarda una nuova ipotesi sulla originaria Flaminia per Ancona e Sena, l'antico nome di Senigallia. È chiaro che l'attuale Flaminia arriva a Fano, no? Passando per la Gola del Furlo e la Valle Metaurense. Finora. Ma quella era la Flaminia che, in base a questo studio, sarebbe stata ristrutturata e inaugurata dall'imperatore Augusto. Quindi fra la fine del millennio avanti Cristo, del primo secolo avanti Cristo, e l'inizio del primo secolo dopo Cristo. Tutto da leggere e studiare nell'opera, la cui copia viene consegnata al gruppo sportivo Pianello. Maurizio Minucci, questa è terra di ciclisti, terra di ciclofili, tanta storia e tante persone che hanno fatto la storia. Sì, qui abbiamo fatto oltretutto anche, no, passare la corsa, quel tragitto, no, chiamato il tragitto dei patrioti, che andava da Ancona a Cortona, cioè dal porto di Ancona e a Cortona, dove praticamente poi passavano anche i contrabbandieri. E questo è stato interessante perché l'abbiamo chiamato il Garibaldi dei Garibaldini, in quanto era una piccola, no, così, carta topografica con le varie tappe e le varie asperità del percorso, come hanno i corridori, no, del Giro d'Italia, che lo chiamano così comunemente il Garibaldi. E quindi noi abbiamo fatto il Garibaldi dei Garibaldini per il tragitto dei patrioti, quello che facevano i patrioti per andare dal porto di Ancona clandestinamente fino al Granducato di Toscana, quindi a Cortona. Da amico delle due ruote, quanta cultura in sella negli anni, nei decenni? La cultura naturalmente è importante farla con le due ruote. Oltretutto, anche in questo contributo, come dicevo prima, ho abusato della cultura ciclistica, perché per trovare le distanze, ad esempio, importantissimo è che il centro della Flaminia, dell'originaria Flaminia, che viene individuato nel Forum Flamini, cioè San Giovanni Profiamma vicino Foligno, si trova a metà strada, cioè all'esatto numero di chilometri. C'è una differenza di 2 chilometri, ma che si spiega oltretutto anche con 20, 25 e 23 secoli, no, di distanza tra San Giovanni Profiamma e Roma, e San Giovanni Profiamma e Senigallia. Ora, per trovare con precisione queste distanze, ho utilizzato le distanze che si trovano su internet per i percorsi ad opera, a cura di una famosa marca, no, di pneumatici francesi, di cui non farò il nome, ma utilizzando il percorso delle biciclette, cioè gli orari, i tempi, le distanze ciclistiche, perché i ciclisti fanno la via più breve, che è quella che vanno ad affrontare i corridori, la prima corsa più breve per esordienti. Maurizio, poi gli allievi, ringraziamo il professore storico, scrittore, amico delle due ruote, Ettore Baldetti. Una bella lezione di cultura. Beh, è stata una bella lezione. Noi non siamo al suo livello, però anche noi abbiamo una piccola nostra storia. 60 anni. Dal 1965 lo slogan è? Il nostro slogan è comunque sia sempre e comunque fare attività giovanile e insegnare ai ragazzi cos'è la vita. Dal 1965 scuola di sport, di ciclismo e di vita. Esatto, scuola di sport, ciclismo e soprattutto di vita. Andiamo, esordienti vengono da varie regioni italiane, notevole l'Albo d'Oro, lunghissima la storia del gruppo sportivo Pianello.
Sì, è pochi anni che abbiamo iniziato questa manifestazione, ormai mi sembra sono alla sesta edizione, siamo esordienti allievi, è sempre ben riuscita. La collaborazione da parte dei nostri soci è molto, molto ampia e molto, insomma, sono tutti molto disponibili. Quest'anno abbiamo fatto una piccola variazione per gli allievi, abbiamo voluto cambiare l'arrivo, abbiamo voluto dare visibilità al paese di Ostra, alla bella piazza che si ritrova, e quindi abbiamo voluto fare un arrivo particolare in piazza con gli allievi, rispecchiando un po' diciamo le strade bianche professionisti con l'arrivo in piazza di Siena. Noi facciamo in piazza di Ostra, prova bene uguale. A Pianello di Ostra l'elenco degli iscritti mostra due centinaia di speranze delle due ruote provenienti da Nord, Centro, Sud Italia per il Festival del Ciclismo Giovanile 2024 che mette in palio il trofeo Cingolani Bikeshop.com. Aprono gli esordienti, 13enni, 14enni, chiudono gli allievi, 15enni, 16enni. Il gruppo sportivo Pianello Diego Schiaroli organizza con il patrocinio e la collaborazione del comune di Ostra, città dalla bandiera arancione. Per tutti il ritrovo e la partenza turistica sono fissati in via San Gregorio nell'area dei padiglioni del Cingolani Bike Shop. Gli esordienti tagliano la linea del traguardo sul classico rettilineo di via Pianello, inedito lo striscione d'arrivo degli allievi, posizionato nel centro storico del capoluogo ostrense, in piazza dei Martiri, dopo il superamento dello scoglio aritmetico finale di 3 km costituito dalla salita di Casine, culminante nel pavé di Corso Mazzini, identico il fluido anello di gara contrassegnato solo dalla breve ascesa che porta al passo del Capriolo, chilometri 6,770, Pianello, via delle Selve, Casine di Ostra, Pianello, esordienti 4 giri, distanza totale 27 km 80 metri, allievi maglia di campione provinciale anconetano in palio, 8 tornate, distanza totale 55 km, direzione di corsa affidata a Lisa Zappacenere e Michele Bravi, giuria Elisa Simoncelli, Gaia Branchesi, Aurora Caimmi, Andrea Callipo, radio corsa Arturo Parenti, in chiave tecnico promozionale espliciti sono la storia della corsa ed il suo albo d'oro, prima gara, carosello d'apertura, iscritti 115 al via 95, gruppo quasi sempre compatto. Minime proiezioni, guizzo di Alessandro Montesi della Romagnola Fiumicinese a metà corsa, suo il traguardo volante, marcamento stretto che sfocia nello sprint a ranghi compatti in via Pianello. Giulio Vitali, team Cingolani, si esprime con autorevolezza assoluta, mettendo la ruota anteriore davanti a tutte le altre. Argento a Leonardo Grimaldi, potenzia Rinascita, bronzo a Vittorio Longari, Unione Ciclistica Città di Castello. Ordine d'arrivo assoluto, primo Giulio Vitali, team Cingolani, secondo Leonardo Grimaldi, potenzia Rinascita, terzo Vittorio Longari, Città di Castello, quarto Davide Sdruccioli, team Cingolani, quinto Luigi Altamura, Fusion Bike, sesto Alberto Ciancetta, Moreno Di Biase, settimo Riccardo Esposito, pedale Teate, ottavo Nicolò Fondacci, Città di Castello, nono Matteo Bruni, team Cingolani, decimo Jacopo Piaggesi, team Cingolani. L'ordine d'arrivo assoluto equivale a quello degli esordienti secondo anno. Ecco la graduatoria degli esordienti primo anno: primo Riccardo D'Andrea, pedale Teate, secondo Mattia Festucci, team Coratti, terzo Gabriele Leo, Cambike, quarto Riccardo Barbini, 024 Seeking Team, quinto Simone Ringhini, Alma Juventus Fano, sesto Matteo Manna, potenzia Rinascita, settimo Matteo Piccolo, Cambike, ottavo Damiano Tracolli, Ucci Foligno, nono Alessandro Pazzaglini, 024 Cycling Team, e decimo Lorenzo Moretti, Ucci Foligno. Giulio Vitali dà quella prima vittoria assoluta quale crossista a Barbara al Vittorio in casa qui a Pianello di Ostra. Volata? È stata una volata molto incerta e non pensavo di riuscire a passare, sono passato molto vicino alle transenne e sono stato anche abbastanza fortunato a trovare lo spazio e poi sapevo di essere veloce, quindi dopo ho tirato dritto fino alla fine. Quel ditino sul naso tutti zitti perché? Perché ho fatto 5 secondi posti di fila e un po' devo ritrovare la vittoria che ho avuto a Chiaravalle, quindi adesso l'ho ritrovata. Per cui nulla da dire, da eccepire. Sì, sono contento. Avversari niente male, battuti.
Sì, c'era Leo che è molto forte, poi altri anche da altre regioni, e sì dai, è stata una bella gara. Eccolo Leo, Leonardo, che è accaduto dall'anno scorso di questi tempi? Cresciuto di un paio di centimetri? Sì, un paio di centimetri, ma anche gli avversari sono cresciuti e rimango sempre più convinto, che poi me lo sono dimostrato vincendo sulla salita, che la pianura non fa per me, però riesco sempre a interpretarmi comunque anche un po' velocista. La volata è stata molto incerta, come ha detto Giulio, e fino agli ultimi 300 metri pensavamo che non si arrivava nei primi 10, alla fine siamo riusciti a trovare un po' di spazio e siamo passati a raso e è andata bene. Sono contento del secondo posto perché era questo che puntavo. Nel frattempo ho migliorato il bronzo dell'anno scorso, un argento pesante nel 2023. Sì, decisamente del campionato italiano, che adesso mi porto diciamo la targhetta addosso, però mi controllano sempre di meno perché diciamo che mi sto facendo notare molto meno in questo punto della stagione. Vedo di uscire più tardi. Indossata anche la maglia di campione regionale marchigiano. Esatto, sì, quest'anno Giulio me l'ha rubata, diciamo. Però va bene così. Quanto vale questo bronzo? Allora, per me molto, perché le gare così in pianura non sono il mio forte, quindi a parte che pensavo molto peggio, per me vale molto perché sono riuscito a dimostrare quello che mi alleno. Storica formazione la tua, onorata. Sì, è una buona formazione, gestita da Giancarlo Montedori e allenata da Vladimiro Rellini, con cui mi ci trovo molto bene. Attendiamo le salite dunque? Sì, spero, non vedo l'ora delle salite, mi hanno detto che da allievi ce ne stanno di più, quindi bene, dai, spero sì, dai, un po' di salite. Questo è un asfalto prestigioso, notevoli nomi. Sì. È l'Albo d'Oro. Sì, penso di sì. Essere qui importante. Sì. Gli allievi 15enni e 16enni si confrontano a viso aperto sulla distanza di 54 km e 900 metri. Sul circuito scorrevole varie sono le proiezioni, senza particolari sussulti. I due traguardi volanti premiano Alessandro Monti della Fiumicinese e Tommaso Cingolani. La svolta intorno al chilometro 40 con la proiezione di un accreditato terzetto che scava il solco con margine in costante crescita. Sul selciato di Corso Mazzini si presentano dunque Edoardo Fiorini e Tommaso Cingolani, entrambi del Chiaravallese 024 Cycling Team, insieme a Roberto Marco Caringi della scuola abruzzese Moreno di Biase. Il tandem marchigiano si impone in Piazza dei Martiri e sul Tafiorini, che indossa anche la maglia di campione provinciale anconetano, scortato da Cingolani. Il bronzo gratifica Caringi. I primi ad applaudirli sono gli amministratori cittadini, il sindaco Federica Fanesi, il vice sindaco Raimondo Romagnoli, Alberto Agarbati, assessore allo sport. Ordine d'arrivo primo Edoardo Fiorini, 024 Cycling Team. Secondo Tommaso Cingolani, 024 Cycling Team. Terzo Roberto Marco Caringi, Moreno di Biase. Quarto Mirko Sgherri, Alma Juventus Fano. Quinto Andrea Meloni, PS Cycling Team. Sesto Filippo Grigolini, Jumps Bike Team Buia. Settimo Andrea Gabriele Alessiani, 024 Cycling Team. Ottavo Leonardo Musta, Velo Club Racing Assisi Bastia. Nono Mirko Sasso, Fusion Bike. Decimo Filippo Cingolani, 024 Cycling Team. Iscritti 81, partiti 68, arrivati 53. Un arrivo per due, il vincitore Edoardo Fiorini, l'uomo di scorta Tommaso Cingolani, già vincitore un paio d'anni fa. Che bel finale. Sì, è stata una bellissima gara, siamo riusciti ad andare in fuga in tre, gli ultimi tre giri mi sembra, e siamo arrivati insieme, io e Edoardo, un finale insieme. Che bella scorta per l'appunto. Sì, sì, è stata una bellissima gara, siamo riusciti a giocare bene di squadra e poi, come ha detto Tommaso, siamo riusciti ad arrivare insieme in parata. Attacco da lontano, in pianura? In pianura siamo andati bene, abbiamo collaborato e poi in salita si è fatta la corsa. Ora? E ora riandremo a correre domenica, qualcuno farà riposo, qualcuno andrà in Coppa Italia come Tommaso in mountain bike e poi vedremo più là. Strada e fuori strada, sempre? Sì, domenica ho una gara in mountain bike con Maier e poi i prossimi appuntamenti vedremo. Per l'ultimo tricolore? Quest'inverno in ciclocross.
ci ha pensato un po' perché sono tanti e vari tra i gemelli. Che sede della società? Nome nuovo, vecchia anima. 024 Cycling Club. Applausi ai direttori sportivi, a chi vi segue, la dirigenza. Alberto Borini e tutti gli accompagnatori, allenatori, la dedichiamo a tutti. Marco Marinuc, il saluto della Federciclismo Marche, il vicepresidente, già atleta, già protagonista su queste strade, vedi il Memorial Schiaroli. Sì, sicuramente è sempre un piacere tornare su queste strade che ho vissuto prima da atleta, poi da dirigente, quindi, e poi vedere comunque sia una bella corsa così combattuta, con un arrivo di qualità, un'organizzazione perfetta, ci può solo far piacere. Quindi il plauso veramente al comitato organizzatore, alla società organizzatrice, a tutti i collaboratori, all'amministrazione comunale che ha permesso l'arrivo qui al centro di questo bellissimo centro. Grande storico. Spettacolo, arena significativa. Grande spettacolo, un arrivo da gara veramente importante, di prestigio, e vincitori veramente che ci fanno ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti tricolori. La salute della Federciclismo Provinciale Anconetana, sottolineata dal presidente Federico Bastianelli. Sì, qui abbiamo veramente toccato il massimo oggi, perché è stata una bellissima manifestazione sotto la regia di un gruppo sportivo che ormai è un gruppo sportivo che ci dà garanzia, noi come comitato provinciale di Ancona, perché è sulla breccia ormai da tanti anni. Questo arrivo di quest'anno è stato veramente molto molto bello qui in Piazza Ostra, sicuramente da ripetere. Poi è un comune questo che comunque sta lavorando tanto con il ciclismo, adesso ha aderito anche al Bike Hospitality, già giovedì prossimo verremo qui per onorare la firma dell'accordo con il Bike Hospitality. Abbiamo allestito anche una mostra fotografica qui a 50 metri, quindi chi vuole può anche... Ricordiamo il ciclismo italiano. Sì, qui è la patria del ciclismo Ostra, quindi noi come comitato provinciale possiamo solo che fare i complimenti sia all'amministrazione comunale sia al gruppo sportivo Pianello. Si rinnova il gemellaggio tra il gruppo sportivo Pianello, Diego Schiaroli, settore di base giovanissimi, con il direttore sportivo Giuseppe Bracci, e lo Sporting Club Sant'Agostino Castelfidardo, rappresentato dal presidente Bruno Cantarini e da Luciano Angelelli, il primo dei pilastri, per dire che sarete presenti alla due giorni, edizione numero 42 dell'ultimo fine settimana di maggio, come è stato l'anno scorso. Assolutamente sì, come ha detto tu Umberto, saremo presenti anche quest'anno, e anzi colgo l'occasione per ringraziare Cantarini ed Agostinelli dell'invito. E per me è un piacere, perché comunque porterò una rappresentanza dei giovanissimi, a cui lo scorso anno è rimasta molto impresso vedere le gare dei grandi, no? Del ciclismo, che inizia a contare veramente, e quindi è sempre un piacere andare alla due giorni marchigiana. Questa è la Bibbia della manifestazione, 42 edizioni, Albo d'Oro notevole, una lunga storia. Basti pensare che l'attuale tecnico di Pogacar ha vinto a Castelfidardo, baldato, ma a noi preme sottolineare il concetto per il quale il ciclismo comincia qui alla base, sale su fino a due giorni, poi il professionismo comincia qui, comincia dai ragazzini, e poi per arrivare al Giro d'Italia bisogna fare tutta la camminata fino alla due giorni marchigiana, e quelle uguali alla due giorni marchigiana, perché è importante, hai capito? E... anche Ganna sul podio fidardense, giusto per fare un nome. Ma vedi, adesso la cosa è diventata troppo critica, diciamo, no? Perché il ciclismo italiano comincia a scarseggiare, perché manca i ragazzini. Quelli che si iscrivono al fuoristrada, poi grazie al fuoristrada vengono fuori anche i ciclisti per il Giro d'Italia, diciamo, no? Tipo Pogacar e compagnia. Però c'è tante cose, non è cresciute le strutture, le strade sono rimaste quelle di 70 anni fa, è pericoloso,
abbiamo qualche pista tipo Castelfidardo, Recanati, però hai capito, è questo. Ma noi ce la mettiamo tutta perché c'è una passione mia di Angelelli Luciano qui. Un altro giovanissimo, anche se con altra maglia. Però questo corso è, non è che, capito? No, noi ce la stiamo mettendo tutta, è diventata dura perché per la sicurezza, per tutto quello che serve, le persone ce ne sono poche di appassionati, perché tanto dappertutto, a parte che paghi, però ci vuole la passione per stati vicino, hai capito o no? Perché per quanto... Testimoniata da Luciano Angelelli, quanta storia! È lunga stata la strada. Come è nata da due giorni? Ma è nata lì a Castelfidardo dal parroco padre Severino e me. Io lavoravo a fianco alla chiesa, padre Severino si attacca a me sempre perché io ero de Moser e lui de Saroni. Allora, da lassù, hai capito? È perché era pesarese. Luciano, chi ha vinto oggi? Perché c'era lui il fratello, no? Padre Benedetto e padre Severino. Dice, e sa chi è che ha vinto, perché ha vinto Saroni. Allora mi diceva, io ero de Moser, capito? Se attaccami è sempre lui, da lassù mi diceva il balcone e io da sotto se attaccami. E così la lunga storia con vincitori famosi, Fondriest, Bugno. Sentiamo Bracci che da due giorni la corsa ha sfiorato il podio. Qual era l'edizione che ti ha visto perdere il bronzo? 1999, all'epoca difendevo i colori della Reda Baggioni di Faenza e all'epoca la corsa era il sabato, quella con meno dislivello. Praticamente ho scattato a 4 km dall'arrivo e mi hanno preso a 10 metri il gruppo che stava facendo la volata e ho fatto quarto. Però comunque ancora oggi è una delle gare che ricordo con maggior piacere. Quanti ragazzi abbiamo conosciuto, Luciano? Tanti, quanti ne hai intervistati a Castelfidardo, dall'inizio alla a quest'anno? E il meglio deve venire, tecnicamente parlando, Canterini. Quest'anno, prima diceva lui che la corsa per velocisti, quella piatta, si faceva il giorno prima, il sabato. Infatti era quella per velocisti, poi quella per scalatori. Adesso, per motivi della festa di Santa Rita, c'è la fiera, quello e quell'altro, l'abbiamo invertita. Però quest'anno abbiamo cambiato pure un tantino il percorso. Quest'anno c'è una novità sul percorso. Gli ultimi due giri di quella che arriva a Sant'Agostino, del Gran Premio Santa Rita, siamo andati due giri a passare sotto, dietro Castelfidardo, per la via della stazione, poi andiamo su per la salita, usciamo vicino all'arrivo e andiamo a completare il giro lungo. Gli ultimi due giri facciamo. Sempre spettacolo e più spettacolo. Penso che sia più spettacolo, porteremo più persone, penso, sull'arrivo. Se sta facendo quello che è possibile, per la passione pure che ci abbiamo noi, capito? Però, ti ripeto, la sicurezza è diventata una cosa seria, capito? Perché da noi dovrebbe esserci anche la polizia stradale, giusto? Invece non ha il personale, perché se viene la polizia stradale, tutta la scorta ci vuole 7 moto e una macchina. Dicono che non c'è il personale e purtroppo facciamo con le scorte tecniche, con tutto il cuoio, capito? Però era bello se c'era la polizia, l'istituzione, capito? Chi dobbiamo ringraziare? Ma dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci appoggia, dall'amministrazione comunale, da Protezione Civile, tutti quelli che ex carabinieri e in più tutti quelli che ci supportano finanziariamente, perché io dico sempre, noi non abbiamo sponsor, abbiamo tutti amici che cresciuti insieme a noi, capito? Perché non c'è bisogno adesso della sponsorizzazione di queste ditte che ci abbiamo noi, ma è la passione, la soddisfazione e l'amicizia. Perciò portiamo avanti la faccenda fino che ce la facciamo, spero a lungo, hai capito?
tutto documentato dalla Bibbia, in cui ci sono tutti gli amici, i vincitori, la storia. Documentato qua. Qui ci abbiamo pure, se lo trovo, un grandissimo appassionato che ci è venuto a mancare, e abbiamo fatto un ricordo di lui, Fausto Fioretti, della CISL. Era uno che ci dava, a parte il supporto, diciamo, no? A parte il supporto finanziario, ma ci dava la grinta, capito? Ci dava la passione, dovevamo assolutamente coinvolgerlo. È venuto a mancare, purtroppo è così. Maurizio Minucci, chiudiamo in bellezza così come abbiamo iniziato. Sì, credo che è stata una bella manifestazione. Ripeto, c'è stata questa novità quest'anno per gli allievi, credo che sia stata apprezzata questo arrivo, molto, molto particolare, molto bello. Sono molto soddisfatto, pensavo un po' più presenza dei corridori, però va bene, è la prima volta che facciamo questo tipo di gara, quindi probabilmente il prossimo anno si spargerà la voce e ci sarà più presenza. Io devo ringraziare tutti, il comune che ci ha dato l'opportunità da fare questo arrivo in piazza, ringraziare tutti i soci che hanno collaborato, che si sono fatti veramente un bel mazzo, la famiglia Animali, il team Cingolani, tutti quanti hanno dato un contributo enorme per la realizzazione di questo evento. Quindi grazie di nuovo a tutti, e vi do ospitalità per la mostra sulla storia del ciclismo qui in piazza, aperta fino al 27 maggio. È una bella mostra dove racchiude un po' la storia del ciclismo dagli inizi fino ai giorni d'oggi, quindi è veramente bella da vedere. Grazie di nuovo a tutti e speriamo da rivederci il prossimo anno.